quasi onore, ci rende veramente, ci fa molto molto piacere. È diventato quasi un rito, un'abitudine consolidata, ritrovarci ogni anno a chiusura della scuola per condividere questi momenti piacevoli in cui i protagonisti sono i vostri figli e i nostri alunni. Allora vi dico subito che i brani che avete appena ascoltato nell'ordine Brailando e Prayer in Sea sono opera di un nuovo maestro di musica che da quest'anno sta con noi, un maestro molto amato e apprezzato dai ragazzi, il professore Antonio Santosuola. Valentino Stango che rappresenta l'albero motore di questa scuola. Poi abbiamo il consigliere Maria Teresa Baviello che sostituisce il nostro sindaco Franco Roberto, assente per impegni improrogabili in quanto lui è un medico, quindi non può esimersi da certi impegni. Poi abbiamo Pina del Medico in rappresentanza di Paolo Maruso e l'assessore del sordo in rappresentanza di Angelo Michele Lanza. Salutiamo la rappresentante della Croce Rossa Maria Grande che è sempre presente con noi. E un grosso ringraziamento va anche al presidente dell'Associazione dei Volontari Carmine Silano e Mario De Roberto. Questa mattina sono stati di grande aiuto. Adesso andiamo un poco a presentare il programma della serata. Quest'anno alla nostra manifestazione abbiamo voluto dare un taglio diverso, un taglio di natura culturale e non cabarettistico, un poco perché fare sempre le stesse cose stanca. Diciamo che più che uno spettacolo che vi offriamo è una cerimonia che coinvolge di più gli alunni di classe terza perché è una classe in uscita, una classe che andrà via e quindi praticamente ha il dovere di ringraziare pubblicamente coloro i quali sono stati maestri di vita e di cultura per 3 anni, quindi i docenti, di ringraziare tutto lo staff della scuola e in particolare il nostro dirigente Valentino Stango, un uomo molto aperto alle innovazioni che ha permesso la realizzazione di attività particolarmente proficue e stimolanti. Ne cito qualcuna, tipo i viaggi di istruzione di un certo spessore culturale della durata di 5 giorni. L'anno scorso siamo stati in Friuli e abbiamo visitato i luoghi della Prima Guerra Mondiale. Quest'anno praticamente oggetto di visita è stata l'incantevole Sicilia che ha appassionato molto i ragazzi. Poi ha permesso anche la realizzazione di attività di orientamento particolarmente avvincenti, tipo la conoscenza dei giocatori dell'Avellino presso l'auditorium di Sturno e perché no anche la promozione di manifestazioni come quelle di questa sera, quelle del progetto Conte. A proposito di Conte, voglio avvisare per chi ancora non lo sapesse che la premiazione avverrà a settembre, in quanto i familiari di Conte avevano impegni e non potevano presenziare. State tranquilli che i vincitori sono lì, è stato tutto verbalizzato, quindi viene solo spostata la premiazione. Allora, adesso vi dico, è una persona eccezionale perché è vicino a quelli che sono gli interessi dei ragazzi,
il mondo dello sport, le gare sportive, l'agonismo. Lui ha realizzato tutto questo con meticolosità. I nostri ragazzi hanno gareggiato con le scuole dei paesi limitrofi, hanno riportato dei... Infatti già abbiamo qui le coppe, le targhe, però vi spiegheremo tutto nella seconda parte. Adesso è inutile perché altrimenti dimenticherete. Passiamo subito, velocemente, passiamo a declamare le poesie. Volevi salutare? Grazie professoressa per le belle parole, grazie a voi per la presenza. Abbiamo organizzato questa manifestazione sportiva fin dall'inizio dell'anno grazie al contributo del dirigente scolastico che è stato sempre vicino a quelle che sono state le nostre istanze, a tutti i docenti che ci hanno accompagnato nel corso dell'anno, i collaboratori scolastici, insomma è stato un lavoro d'equipe che ci ha consentito alla fine di ottenere questo bel risultato. Soprattutto perché c'è stato un coinvolgimento dei ragazzi con molto entusiasmo, molta passione durante tutto il corso dell'anno e con dei risultati piacevoli sia nella competizione di carattere provinciale e regionale, cioè i giochi studenteschi, ma sia soprattutto in occasione di questo primo torneo sportivo di interclasse Francesco De Santis. Devo ringraziare ovviamente anche gli sponsor che ci sono stati vicini, sia Sportizzare, i fratelli Lo Conte che ha preparato per noi una divisa personalizzata per le ragazze e ragazze della pallavolo del calcetto e Futurauto, autofficina autorizzata Fiat di Adriano Pino di Ciccone Raffaele che è poi lo sponsor ufficiale della manifestazione. Come ha anticipato la professoressa Felicetta, quindi la prima parte che è partita con i brani musicali ci saranno gli sketch, nell'ultima parte ci occuperemo della premiazione del torneo di intercircolo, premieremo i ragazzi per la categoria singoli, per le squadre e successivamente ci sarà anche un riconoscimento per le istituzioni, i tre comuni Villanova, Flumeri e Zungoli che ci sono stati vicini con mezzi e uomini durante tutto questo periodo, grazie, hanno dato un contributo sicuramente importante. Questa sarà l'organizzazione della premiazione. L'ultima fase riguarderà la consegna invece delle medaglie anche ai ragazzi che non si sono posizionati nelle prime tre posizioni, ma comunque hanno dato tutto con entusiasmo e passione per partecipare a questo evento. Grazie. Giulino Giacome, da sintomia che destacchi in lampa del greco mar a cui andare. E tu, siccome il nobile, dato il mio tasso stivo, stette la foglia in memore organo tanto spiro, così per questa attualità la terra non c'è sta, muta, pensando all'ultima ora del non fatale, né sa quanto una simile urna di più immortale la sua cruenta polvere dalle Alpi alle Piani, dal Manzanare al Reno, quel sempre il fulmine, teniato dal baleno, coppia da scimmia al cane, da luna alla città, tu per la gloria, ai posteri la tua sentenza, lui in alla fronte, al massimo fattore, che vuol di lui del creatore, sospiro più vasta ora stampata, la precedosa e fredda, gioia del grande segno, l'ansia del corno che indossa sempre pensando al regno e giunge e che non premio che la follia sperare. Tutto e trovò la gloria maggiore tutto che il periglio, la fuga e la vittoria, la reggia e il triste esilio, due volte nella polvere, due volte sulla città. E dei grandi vengono espulsi violentemente da Nico. In questa vita c'è un tema molto caro a Pascoli, è quello del nido. Il nido praticamente è la famiglia che protegge dalle insidie del mondo esterno.
avvicinare i suoi bambini. Ora è là, come il dolce, che tende per verme a cui c'è la lontano, e sorride con l'ora, che attende, che piccola sempre più piano. Anche un uomo trovava subito, lucidero, disse, per loro, e le storie di aperto occhio. Conosce bene i due anni, sono dei nostri poeti, e il presidente Simone hanno elaborato delle poesie sul senso della vita veramente meravigliose, bellissime. Ovviamente non possiamo negarvi nel farvi ascoltare tutte, soltanto due ragazze leggeranno queste poesie che hanno scritto sul senso della vita. Quindi Maria Pia e Maria.
sono state affrontate nel corso dell'anno, partendo dall'atletica leggera, quindi la premiazione della staffetta 4x70, la premiazione degli 80 metri, la corsa campestre. Poi passeremo in rassegna ai vincitori del ping pong, sia nel singolo maschile che femminile, sia nel doppio. La 4x70, la manifestazione che si è svolta per le selezioni per arrivare in finale il 16 maggio sul campo sportivo di Villanova, che gentilmente ci ha messo a disposizione l'amministrazione comunale. Partiamo con la categoria femminile riservata alla classe prima media. Sono soltanto due i premi in questa disciplina. La seconda squadra che si è classificata è la prima media di Zuccoli. Allora prego di salire sul palco, iniziando dal capitano che è l'ultimo frazionista della staffetta, Caruso Ludovica, insieme a Carlisa Laura, Ciccarelli Ilari e Ciccarelli Antonio. Offerta da Futurauto, autofficina di Cicco della Fede. Riceve il capitano della staffetta, rimanete qua. Passiamo alla prima classificata, sempre categoria riservata alla prima media. Si è classificata prima la prima media di Flumeri. Allora iniziamo. Allora la prima media di Flumeri riceve la coppa per il primo posto che consegna la professoressa Felicina Felina. La squadra di Villanova abbiamo sul campo Maraia Iacono, che è il capitano della squadra, Altanese Francesco Pio, Sofì Fiore Angelo Pio e Javier Manuele. Sono a 6-2 dei 4, va bene così. Importante che c'è il capitano a ricevere la coppa, prenderà i partecipi di voi compagni dopo la premiazione. Allora la professoressa Perina consegna la coppa per la seconda posizione, categoria prima media staffetta 4x70. Seconda e terza media, la seconda classificata è la squadra di Flumeri, il capitano è Giacobbe, non so se è presente o qualche altro rappresentante. I quattro alunni a ritirare la coppa. Allora, Di Paolo Ottanto che è il capitano, Violino Gerardo, Barone Alfonso e Oliviero Filippo. Ricevono la coppa. Primi classificati, bravi, complimenti.
Antonio Lago. Consegna la coppa alla professoressa Perrina. Complimenti a voi. Bene, Gregori, ti puoi accomodare. E passiamo alla categoria femminile, sempre per quanto riguarda la categoria singolo. La terza classificata della prima media di Villanova del Battista, Cingone Veronica. Riceve la coppa, terza classificata al singolo femminile. Complimenti Veronica. Secondo posto per Cornelia. E passiamo alla prima posizione, gioca in casa perché è di Villanova, è un atleta tutto d'oro perché ha partecipato e ha ottenuto risultati poi in tutte le discipline, a pari anche di altre sue coetanee e colleghi. La prima posizione per quanto riguarda il singolo femminile, la seconda Villanova del Battista, Pavillo Giovanni. Thank you.
faremo il preciso come la matematica, incoraggiatore costante e ricercatore del più piccolo miglioramento, ha preso le sembianze di un padre, il padre di tutta la classe, sempre disponibile ad accontentarci in tutto. Merito della professoressa Ghillo, se abbiamo iniziato ad apprezzare l'inglese, grazie al modo in cui ci ha trattati, per lei non siamo mai stati dei semplici alunni. Con quel suo sorriso che illumina la stanza, riesce sempre a trasmetterci serenità e calore. Merito della professoressa Netta, con lei il francese è più bello, lei la fratellanza ce l'ha nel sangue e ce lo fa capire anche con una semplice pacca sulla spalla. Nei momenti opportuni c'è sempre chi si deve inventare qualcosa perché deve superare quegli spazi che fisiologicamente si innestano e diventano spazi vuoti. E quindi lo spettacolo impone che non ci possono essere poi delle cadute vertiginose o preoccupanti. Capisco quanto cedi emotivamente forte dal punto di vista emozionale, diciamo, perché i ragazzi hanno questa grande risorsa che noi quasi sempre dimentichiamo, nel senso che vediamo la loro influenza, vediamo la loro vivacità, ma perdiamo di vista quello che è la loro genuinità anche nella comunicazione. Se avete ascoltato, io devo far ricomporre la sala perché diversamente diventa un funerale qua. Noi dobbiamo essere anche allegri perché i ragazzi ci hanno dato un ritorno importante. Ci hanno detto che sono cresciuti, hanno apprezzato, hanno ringraziato in maniera convinta di quello che è stato un percorso. E allora c'è la gioia di aver seminato, di averli condotti correttamente lungo questo percorso di crescita. E allora dicevo, loro hanno come dire, fatto dei flash importanti, facendo una carrellata dalla prima fino alla terza e, devo dire, cogliendo in una maniera forte, molto, molto puntuale, le caratteristiche di ogni docente, le risorse, la loro peculiarità di approccio professionale, il loro feeling con i ragazzi. Narcisisticamente parlando, visto che ho avuto anche io il piacere di essere stato oggetto di attenzione, mi ha colpito in maniera particolare non tanto il fatto dell'apprezzamento e del ringraziamento, ma il fatto di aver capito che le regole si vivono
e si rispettano per quello che sono. Le imposizioni laddove c'è necessità ben vengano, perché laddove non si capisce è chiaro che c'è anche la coercizione. Ma noi nel nostro clima non abbiamo avuto necessità, tant'è che io di questo, e chiudo perché mi pare di capire che siamo tutti pronti per poter continuare, non ho dovuto ricorrere a quello che è il regolamento e le sanzioni disciplinari. Mi onoro e ne vado fiero di questo fatto nella mia lunga o breve carriera, dipende dai punti di vista, però in 26 anni diciamo che ho irrogato una sola sanzione disciplinare con un allontanamento di 3 giorni, che doveva essere un deterrente per quella situazione, con un recupero forte che poi c'è stato, e questa è stata la soddisfazione più bella della scuola. Per il resto il dialogo è il nostro pane quotidiano, l'esempio, non demordere mai sul fatto di tenerli sempre su chi vive e di esortarli ad essere forti nella loro genuinità, nel loro slancio, nella loro emotività, nella loro creatività, nella loro giovialità. E questo è quanto ci hanno dato questi ragazzi. A loro va il mio ringraziamento per avermi dato entusiasmo in questo secondo anno che sto con voi, e a loro va il mio ringraziamento e l'augurio più forte per quelli che saranno i futuri successi. Grazie. Cosa prevede la scaletta? Poi giustamente per i figli prorogabili ritira il premio il consigliere comunale Maria Teresa Baviello. Prego il dirigente scolastico, il dottor Valentino Stanco, di salire sul palco per la premiazione al consigliere Maria Teresa Baviello, rappresentanza del comune di Villanova del Battista. Al comune di Villanova, per il proficuo apporto fornito a tutti gli organizzatori della manifestazione. Villanova del Battista, maggio 2015. Grazie a nome di tutti. Buonasera a tutti quanti voi, grazie per questo riconoscimento, sono grata ai ragazzi che hanno partecipato. E voglio farvi un augurio. Lo sport è molto importante, è importante per il corpo, ma soprattutto è importante per la mente, perché al pari della vita impone delle discipline, impone degli spazi, circoscrive il proprio spazio e delimita lo spazio altrui, per cui impara le persone a non invadere lo spazio degli altri, impone sempre delle regole, porta la conoscenza del proprio corpo e anche dei propri limiti. Ma insegna una cosa importantissima: i limiti si possono superare con la buona volontà e con lo spirito di sacrificio. Ed è questo l'augurio che faccio a tutti quanti voi ragazzi. Cercate sempre di migliorarvi nella vita e mettetecela tutta, superate i vostri limiti. Grazie a tutti quanti. Del dottore Franco Roberto, del nostro sindaco, che purtroppo con rammarico ma non ha potuto essere qui stasera. Grazie a tutti. Grazie. A salire sul palco per il nostro presidente. La motivazione è sempre la stessa: per la disponibilità e la collaborazione dimostrate durante lo svolgimento della manifestazione Villanova del Battista, maggio 2015, io ci aggiungerei solo ad Maiora, perché è solo l'inizio di una collaborazione che ci deve vedere ancora di più crescere, come giustamente diceva anche l'assessore, in sostituzione del nostro sindaco Franco Romero.
Anch'io saluto tutti, voglio giustificare il sindaco della sua assenza, ovviamente sono tanti gli impegni, siamo in pochi, ci dividiamo un po' il lavoro. E da uno sportivo come me, che ho fatto un 25 anni di calcio, preparatore dei ragazzi di scuola calcio, non posso che apprezzare tantissimo soprattutto quello che fanno i professori di educazione fisica. Molte volte nelle scuole l'orario di educazione fisica si relega a volte a una ricreazione. Anche questo perché le strutture sportive purtroppo nelle nostre zone non sono all'altezza. Quindi faccio il mio applauso sincero a tutti i ragazzi e ai professori, ovviamente anche agli altri professori e alla dirigenza. Grazie. Grazie ancora. Dedicata alla cultura, prego il dirigente scolastico, dottor Valentino Stato. Primo torneo di interclasse, Francesco De Santis, al sindaco del comune di Zuccoli, professor Paolo Caruso, per l'amicizia, la sensibilità e l'impegno profusi durante tutta l'organizzazione dell'evento. Villanova del Battista, maggio 2015, ritira l'assessore. Anch'io ringrazio della partecipazione e dell'invito, ma soprattutto ringrazio chi è che stasera mi ha fatto gareggiare, cioè i ragazzi. Non ho mai gareggiato perché ero molto inibita nell'educazione fisica, ma stasera con voi ho gioito, ho apprezzato questa bellissima manifestazione fatta di colori, di gioia, di musica e di cultura. Grazie agli organizzatori, al preside, e tirate le orecchie al professore Paolo Caruso che mi ha mandato qua, però mi sono molto divertita e rilassata, grazie. Grazie di questa testimonianza. I nostri migliori ringraziamenti, Villanova del Battista, maggio 2015. D'accordo. Proseguiamo con la premiazione e passiamo adesso a Profigo, che ci ha consentito di realizzare questa manifestazione. Intanto, prima di leggere la targa, mi associo, l'avrei fatto alla fine, ma prima di che possa omettere, dimenticare, perché poi alle battute finali si perde sempre il filo di qualche cosa e allora non vorrei fare questo sgarbo e questo gap. Istituto Villanova Zuccoli Flumeri. E passo la parola al professore Finamore che leggerà la targa e ti lascio a te. È stata una sorpresa per il nostro preside, preferiamo in maniera affettuosa chiamarlo preside perché il dirigente scolastico ci dà un po', come dire, ci allontana lontano un pochino. Preside, un grazie davvero per averci sostenuto in ogni momento, in tanti momenti di difficoltà. Come diceva l'assessore del sordo, ci sono delle difficoltà legate alle strutture sportive, ma è un dato oggettivo che riscontriamo un po' in tutta Italia, non solo ovviamente a Villanova, a Zuccoli e a Flumeri. E soprattutto in questo momento dove abbiamo avuto davvero difficoltà per poterci organizzare con i ragazzi, il vostro sostegno è stato davvero importante dall'inizio alla fine, per questo abbiamo pensato con l'organizzazione di omaggiarvi con questa targa. Leggo la motivazione: al primo torneo di interclasse Francesco De Santis, al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Francesco De Santis, dottor Valentino Stanco, in segno di gratitudine per la sensibilità e l'attenzione dimostrata durante la realizzazione del torneo.
altri docenti della primaria, non vedo la scuola dell'infanzia, però è come se ci fosse. Tutti insieme bisogna credere in quello che si fa. I genitori devono avere la compostezza del ruolo, ma sono fondamentali nel nostro percorso. Guai a travalicare quelle che sono le soglie, come anche noi tecnici, guai se dovessimo andare oltre i nostri campi di lavoro, di riflessione, di percorso tecnico, direi. Allora il segreto è semplicemente nel sapersi confrontare, nel saper dialogare, nel sapersi rispettare e nel saper condividere un percorso comune. Io vi ringrazio per questa pazienza che ci avete dimostrato, ringrazio gli esponenti delle amministrazioni che sono stati con noi, ringrazio tutti i genitori che sono stati con noi questa sera, gli ospiti, le presenze gradite, perché vedo che ci sono anche dei docenti che hanno lasciato la militanza attiva, ma sempre con piacere li ritroviamo in questo luogo. Si dice sempre che l'assassino torna sul luogo del delitto due volte, se non di più. A noi fa piacere questa presenza. A voi tutti un arrivederci al prossimo incontro e grazie ancora veramente di cuore. Grazie. A caldo dopo la manifestazione che si è tenuta presso l'auditorium di Villanova del Battista e la manifestazione conclusiva dell'anno scolastico 2014-2015 dell'Istituto Comprensivo Statale Francesco De Santis, manifestazione denominata Poesia e Sport, per un perfetto connubio che è stato creato dalla professoressa che è un po' l'ideatrice di questa manifestazione, ovviamente con il supporto e la collaborazione del dirigente scolastico, il dottor Valentino Stanco, e di tutto il corpo docenti della scuola. Una bella manifestazione che si è articolata in tre parti, la prima parte dedicata ai brani musicali, agli sketch e soprattutto un momento importante, un momento intenso, è quello della poesia, e la fase finale che invece è stata dedicata allo sport. Allora Maria, professoressa Perrina, come ha vissuto questa manifestazione, ma questo è l'atto conclusivo, ovviamente lei l'ha vissuto sulla sua pelle in maniera intensa giorno dopo giorno e nel corso di tutto l'anno scolastico. Io sono felicissima che praticamente per caso così abbiamo scoperto di poter realizzare una serata, questo connubio di sport e poesia, e per la prima volta abbiamo eliminato i balli, le coreografie che sicuramente divertono il pubblico, però la profondità della poesia, siccome viviamo in un mondo in cui non si legge più, non si riflette più, siamo nell'era dei videoclip, dei flash, delle immagini, allora è giusto portare un poco i nostri ragazzi a riflettere su quelli che sono stati i messaggi inviati dagli autori, autori famosi, autori che hanno fatto la storia, messaggi indelebili che sicuramente sono validi per ogni epoca, per ogni luogo e per ogni cultura. E io sono fermamente convinta che se noi seminiamo un piccolo seme, col passare del tempo raccoglieremo grandi frutti e sicuramente faremo di questi piccoli uomini degli uomini di successo. Tutta la partita si gioca nella scuola e siccome loro sono le future generazioni, quindi noi dobbiamo fare in modo di trasmettere il meglio della cultura per essere poi contraccambiati l'indomani. Con il dirigente scolastico, il dottor Valentino Stanco, un commento a caldo di questa manifestazione che chiude l'anno scolastico 2014-2015 dell'Istituto Comprensivo Statale Francesco De Santis, una manifestazione poesia e sport che è stata organizzata proprio in occasione della chiusura dell'anno scolastico, molto significativa perché ha racchiuso tre momenti importanti, creando una fusione armonica tra quella che è stata la musica, la poesia
e lo sport, che è stato poi l'elemento, diciamo, di novità di quest'anno legato ai giochi studenteschi e al primo torneo sportivo di interclasse Francesco De Santis. Allora chiediamo al dirigente un commento a caldo, appunto, della conclusione di un anno scolastico impegnativo, non solo appunto dal punto di vista didattico, ma anche per quanto riguarda la realizzazione di questo evento. Intanto la serata non è stata soltanto calda, ma caldissima dal punto di vista della ricaduta, perché come diceva giustamente il professore Finamore, oltre che direttore, alla quale vanno i nostri ringraziamenti per essere stata testimone oculare di questa manifestazione e per aver ripreso e per aver dato testimonianza di quanto è stato apprezzato, posso dire in maniera oggettiva, da tutto il parterre, da tutti i presenti. E coniugare tre momenti, quali sono la poesia, l'arte e lo sport, certamente potrebbe apparire arduo, ma non lo è, perché hanno una sintesi e hanno un denominatore comune, qual è la qualità, qual è il valore in senso stretto. E poiché noi siamo abituati a fare dei valori il nostro credo portante, il nostro impegno più importante deontologicamente parlando, è chiaro che poi va da sé che abbiamo avuto una sponda molto felice, molto importante, molto proficua, molto significativa. Attraverso lo sport è stato possibile inculcare momenti di riflessione importante, momenti valoriali che ahimè oggi conoscono dei momenti di appannamento o addirittura di emarginazione per certi aspetti, perché viviamo un momento di globalizzazione, viviamo un momento certamente di desertificazione dei valori, per cui se la scuola ha la sponda felice di poterli rilanciare attraverso momenti felici, quali possono essere questi dello sport, è chiaro che le cose acquistano una dimensione molto 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 più forte, molto più intenzionale, molto più significativa, come noi siamo abituati da tecnici a sottolineare. A tutto questo c'è stata la sapiente opera, volontà e determinazione, nonché professionalità, dei docenti che hanno messo in campo questo percorso. Quindi lo sport attraverso i giochi sportivi, studenteschi, attraverso questo primo interplesso, così come l'abbiamo denominato, attraverso le varie discipline che hanno avvicinato i ragazzi ad un mondo diverso, perché certamente loro sanno, però non le hanno mai recitate, non sono stati mai attori in prima persona. Quindi aver avuto la possibilità di essere i primi attori certamente ha dato loro un momento di grande importanza e di grande significatività. Noi come scuola certamente ci portiamo a casa, perché ogni qualvolta si fa un percorso di questo tipo dobbiamo fare un consuntivo e dobbiamo necessariamente dire: abbiamo fatto un percorso positivo o dobbiamo rivedere qualche cosa. Presuntuosamente parlando, ma credo di non essere esagerato nell'aggettivazione, credo che i valori messi in campo siano stati veramente forti e sono stati raggiunti, perché i ragazzi hanno avuto il piacere di crescere, di poter esprimersi al meglio, di poter dare testimonianza di quello che è stata la loro esuberanza, la loro prestanza fisica, non stravolgendo e soprattutto interpretando quello che sono le regole fondamentali della convivenza civile, del rispetto, del fair play, di tutto quanto noi ci diciamo, per cui lo sport ben venga. A tutto questo fa da grande denominatore la cultura, il revival che è stato fatto attraverso momenti salienti della nostra letteratura, momenti che hanno portato noi a poter focalizzare, a poter rivivere dei momenti molto forti del Pascoli, del Foscolo, di Leopardi, che è tanto vicino ai nostri ragazzi, di Manzoni. E perché no? Un poco tutto ciò che è il nostro patrimonio culturale è la musica. Io direi, la lascio per ultima, perché l'espressione più alta in termini
valoriali è proprio la musica, non che sia superiore allo sport, no, è perché il linguaggio musicale ha un linguaggio particolare, riesce a raggiungere tutti anche non avendo le competenze. Lo sport non si può fare se non si hanno le prestanze fisiche, se non si ha la capacità di saper resistere agli 80, ai 100, alla staffetta e via di seguito. Ma la musica invece ha bisogno semplicemente di sapersi far emozionare, di saper cogliere, di saper leggere, di saper vivere quel momento. E allora ben venga questo momento, per cui abbiamo avuto dei momenti veramente di grande affiatamento e di grande emozione, sia attraverso la rivisitazione dei Beatles, sia attraverso quell'inno alla pace che è stato così coinvolgente che l'intera platea, genitori, alunni, docenti e tutti coloro che si sono lasciati prendere dalla curiosità di capire che cosa ci fosse in questa serata villanovese, hanno avuto la possibilità di avere un ritorno di grande affiatamento, di grande genuinità, di grande prospettiva. E io credo che questo è il messaggio che noi oggi come scuola riusciamo a dare alle nostre generazioni, attraverso quei valori che sono eterni, attraverso quella educazione e quella formazione che non possono essere assolutamente ignorati.